Ministro, piantare un albero negli ospedali vuol dire sottolineare il concetto One Health, siamo tutti connessi e anche per questo però prevenzione bisogna avere risorse a disposizione. Io credo che il messaggio sia molto chiaro, noi l'abbiamo sempre dato e questo devo dire in parte ce l'ha insegnato anche la pandemia da Covid. Oggi la visione deve essere One Health, la salute dell'uomo è collegata alla salute del mondo animale ed è collegato all'ecosistema in cui viviamo. Su questo noi vogliamo investire e credo che faremo tutto il possibile per invertire la tendenza degli ultimi anni. Però fatemi ribadire una cosa, perché ieri sono stato alle regioni, i soldi vanno dati a chi opera per la sanità e i soldi vanno dati per abbattere le liste d'attesa, non solo alle regioni semplicemente, bisogna premiare gli operatori della sanità e abbattere le liste d'attesa, le due cose sono legate. Ministro, ieri lei ha annunciato una cosa che sembra rivoluzionaria, ovvero una sorta di autorità di controllo sulle liste d'attesa che metta occhio, diciamo, anche alle agende dei privati convenzionati e monitori le liste d'attesa. Come la immagina lei a livello nazionale, a livello regionale, a livello di singole ASL? Io credo che ci voglia un'autorità che controlli quello che accade nelle singole regioni, controlli quello che accade prestazione per prestazione e sia rapidamente in grado di intervenire se si allunga la lista di attesa su un determinato esame diagnostico in una determinata regione o su un intervento chirurgico, bisogna agire e comprare, lasciatemi usare questo termine in qualche modo, o far fare le prestazioni ai cittadini.